Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati all'appuntamento radiofonico del Consiglio regionale del Piemonte. Dopo 7 sedute è stato approvato nell'aula del Consiglio regionale il disegno di legge 174 che prevede la riorganizzazione del sistema sanitario regionale con la costituzione di federazioni sovrazonali per attività di supporto non sanitarie. È stato anche approvato un ordine del giorno sul servizio di emergenza urgenza territoriale del 118. Nelle prossime sedute si procederà con il dibattito sulla delibera del piano sanitario. In una pausa dei lavori sono state ricevute dal Presidente e dal Vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte, con gli assessori alla sanità e agli affari istituzionali, una delegazione dei sindacati confederali sanità e un'altra delle RSU dell'ospedale Amedeo di Savoia e di associazione del territorio. Volontariato, uno stile di vita che promuove speranza, è il tema della 6ª giornata regionale del volontariato, ospitata dal Centro Incontri della Regione Piemonte di Torino. Un momento per riflettere sulle sfide del volontariato in un periodo in cui la crisi dell'economia e dei valori sembra mettere in difficoltà fasce sempre più ampie della popolazione. Maria Paola Tripoli, vicepresidente del Consiglio regionale del volontariato. È una giornata di presentazione dell'agenda di lavoro del triennio. Nel volontariato vuole essere presente perché, diciamo, lo stile di vita del volontario è già una testimonianza di speranza. Vogliamo fare la nostra parte, ciascuno faccia la sua, noi ci siamo. Premiati nell'aula del Consiglio regionale i vincitori della 31ª edizione del progetto di storia contemporanea indetto dal Consiglio regionale, Comitato Resistenza e Costituzione, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico regionale. L'iniziativa ha visto la partecipazione di 844 studenti delle scuole superiori di 63 istituti del Piemonte. I vincitori parteciperanno ad un viaggio di studio nei luoghi più significativi della memoria italiana ed europea. Maria Teresa Bianchi, docente di Lipsia Fermi di Alessandria. Devo dire che è un'esperienza altamente formativa. I ragazzi hanno avuto modo di allargare in questi anni i loro orizzonti culturali lavorando sui temi relativi alla Seconda Guerra Mondiale, deportazione, Shoah, valori della Costituzione, ma credo che questo abbia inciso proprio anche sulla loro formazione umana. Le associazioni femminili e le istituzioni è il titolo del convegno organizzato dalla Consulta Femminile Regionale da Zonta International, il primo club femminile di servizio al mondo attivo in 67 paesi in occasione del Rose Day. Al centro dell'incontro la riflessione sul rapporto tra le associazioni femminili del territorio torinese e le istituzioni. Simone Ovar, rappresentante dello Zonta International presso le Nazioni Unite. L'empowerment per le donne, noi tocchiamo i diritti delle donne sia dal punto di vista politico, sociale, parliamo anche delle donne nelle zone di guerre, cioè tutto quello che ha a che fare con i diritti. Dal Consiglio regionale è tutto, a risentirci alla prossima settimana. Ascolta il Consiglio, il Parlamento del Piemonte alla radio.